Questo praticamente a cosa serve? Questo praticamente serve a far lavorare al massimo la stringa. Quindi in caso di ombreggiamento di un singolo pannello, quel pannello verrà ridotta la produzione di energia in tensione, ma la corrente rimarrà la stessa, in modo tale che la corrente che transita nella stringa sia sempre la massima possibile. Che secondo me è la soluzione più bella. Io metto una cassetta 10x10 qua sotto con i pressacavo, faccio un buco più grosso che va dietro e da qui Infatti, facciamo i pressacavo che vanno a per me è più destinazione. pulito. Secondo me pure. Assolutamente sì. Va bene. Prima batteria e il negativo lo devo mettere nell'ultima. Ok? Hanno visto che in questo modo funziona meglio. Quindi quello è il positivo che arriva dall'impianto. Sì. Questo è il positivo che arriva dall'impianto, Questo questo, qua. e questo è il negativo che arriva dall'impianto. E poi ci sono i vari ponti, quindi è tutto connesso. Questo è l'interruttore casa che alimenta la linea che va al quadro di casa. Questo è l'interruttore colonnina di ricarica. Questo è l'interruttore fotovoltaico che alimenta la linea che va verso il contatore Enel. Esco dal contatore Enel e questo è l'interruttore inverter. Ok, quindi basta che stacchi uno dei due, poi puoi staccare il lato in continuo. Mai staccare in continuo mentre sta producendo. Questi sono i fusibili e questo è lo snoku. È il dispositivo che permette di fare la comunità energetica. Ok. E questo è connesso in Questo è Ethernet. connesso soltanto in Ethernet, per questo mi Ok. serve la rete Ethernet. Io poi farò una presa qui e Sì. gli metteremo l'extensore, Va bene. però si deve fare questo al momento della connessione dell'impianto.